Fumo di sigaretta e alcol sono i fattori di rischio più importanti, maggiormente implicati nello sviluppo di queste patologie estremamente aggressive, dei tumori del testacollo, per cui vanno evitati, bisogna fare una campagna terroristica quasi nei confronti in particolare dei giovani. Non bisogna dimenticare che il consumo anche voluttuario di alcol e soprattutto superalcolici e di fumo di sigaretta, se associati, moltiplicano in maniera esponenziale i fattori di rischio per poter sviluppare questo tipo di patologie. L'altra cosa che sicuramente può essere di grande aiuto, che sta avvenendo alla ribalta, è il discorso dell'HPV, quindi la correlazione tra il papillomavirus, che è ormai assolutamente accettato essere una delle cause principali del tumore della cervice uterina, sta venendo fuori sempre di più che è una causa fondamentale per i tumori dell'orofaringe, quindi della porzione posteriore della bocca e non propriamente del cavo orale, quindi penso tonsilla, velopendulo, base della lingua e così via, ma anche nel cavo orale sembrerebbe possa avere un'importanza notevole per lo sviluppo di queste patologie, per cui evitare rapporti promiscui non protetti, in particolare rapporti orali tra i ragazzi in particolare, ma anche far vaccinare i propri bambini, nelle bambine già consigliato all'età di 10 anni, 12 anni, ma anche nei maschi, ultimamente si sta cercando di aumentare questo tipo di vaccinazione, sicuramente può essere di grande aiuto. L'altro aspetto fondamentale sul quale stiamo intervenendo direttamente da 5 anni oramai è la campagna di sensibilizzazione, per cui informare le persone sicuramente è l'arma migliore che abbiamo, che possiamo avere, quindi la Make Sense Campaign, non mettere la testa sotto la sabbia, non nasconderti, sicuramente è un aspetto fondamentale. Da 2 anni anche le istituzioni politiche ci stanno dando una grossa mano, proprio perché l'informazione significa prevenzione, significa diagnosi precoce e quindi significa poter guarire il maggior numero di persone possibile.